Queste immagini evidenziano una violenza doppia, la violenza dell'uomo nei confronti della donna che con un pugno la scaraventa a terra e quella donna lì rimane svenuta, e l'indifferenza delle persone che passano davanti a questo corpo steso in mezzo alloggiato e non sentono il bisogno di fermarsi un attimo, chiedere qualcosa, telefonare a un pronto soccorso. Chi lo sa se è stata repentina la cosa, la ragazza potesse aver subito meno danni di quelli che ha subito rimanendo lì per tutto quel tempo, prima che qualcuno si fermasse, come poi finalmente è successo. Ecco, la violenza di questa indifferenza è l'unità di misura, è una delle cartine tornasole che evidenzia cosa ci hanno fatto diventare. Evidenzia che siamo diventati a immagine e somiglianza di questo potere che ci vuole indifferenti nei confronti suoi e nei confronti del nostro prossimo. Indifferente nei confronti di chi ruba, di chi abusa del potere, di chi viola la Costituzione, di chi viola la legge e vuole essere impunito, di chi servendo questo potere ne ha dei vantaggi personali. Ecco, indifferenza verso tutte queste forme di comportamento negativo, asociale, illegale, anticostituzionale, quindi l'abitudine a normalizzare queste cose, a considerarle normali, e che finisce poi per essere anche indifferenza verso il prossimo, verso la violenza che viene fatta al prossimo, perché nessuno è intervenuto nei confronti di quel ragazzo, di quell'uomo, ha cercato di fermarlo, perché se sono tanti a bloccarlo non può picchiarli tutti. E al tempo stesso aver telefonato al pronto soccorso e aver cercato di far soccorrere quella ragazza nel più breve tempo possibile. Questo avrebbe dovuto fare una società civile, una società degna di chiamarsi civile. Invece questa società di merda ci ha ridotto ad essere uomini di merda, indifferenti di fronte al proprio prossimo.